Ciao a tutti e bentornati sul canale, oggi Get Ready With Me, quindi vi ho già registrato come realizzo questo make-up, che poi è il trucco che faccio tutti i giorni, utilizzando i prodotti della make-up bag che vi ho fatto vedere in un altro video, e ve lo linko sotto, perché sotto a quel video poi ci sono scritti tutti i prodotti che ho utilizzato. Vi lascio il video, ci vediamo dopo. Allora, iniziamo dalla base. Agito il fondotinta e vado ad utilizzare il Luminous Silk di Armani nella colorazione 4, perché ormai sono arrivata a questo, cioè sono tornata non ancora del tutto chiara, però non ho voglia di fare mix stamattina. Poi faccio il mix dei due correttori, il Forever di Dior in 2N, il colore, lo metto qui. E quello di Armani, il Luminous Silk, nel colore 3. Mamma mia. Andiamo una sistemata. Ok, passiamo adesso alle ciprie. Fisso sia il contorno occhi che tutto il viso, anzi no, prima utilizziamo il bronzer di 6, il Sun Melt, nella colorazione medium, così ci andiamo a riprendere un po' di colore. Io uso questo pennello così angolato. Non faccio un vero e proprio contouring, perché non devo fare nessuno shooting fotografico. Non mi piace tanto l'effetto del contouring, sinceramente. Però, una cosa lieve, sì. Prima di fissare la cipria, riprendo la mia spugnetta e faccio così. Contorno occhi lo fissiamo con la cipria di Laura Mercier, quella per il contorno occhi. Tutti i prodotti comunque vi li avevo già fatti vedere nel video sulla mia make-up bag. Guardate che bello che ha questa cipria. Poi cambio cipria e cambio pure piumino e fisso tutto il resto del viso. Allora ne metto un po' nel tappo e poi ok, adesso che ho passato la cipria uso subito il mio spray di Benefit. Passiamo alle sopracciglia. Ho preso la matita sempre di Astra. Ero andata per ricomprare il un colore più chiaro della pomata, della Geisha Brow Pomade che avevo fatto vedere nell'altro video, e non c'era il colore più chiaro, quindi ho preso una matita. Volevo provare ad utilizzare un colore più chiaro, e questo è il come c'è scritto? Il 3 Brown, e seguo praticamente il disegno della dermopigmentazione. Ok,
Oggi però hanno un po' di illuminante, questo non ve l'ho fatto vedere, ma è becca, vecchio, non lo fate più. Anzi, non lo so. Opal. Lo metto sullo zigomo. E su tutto l'occhio, quindi sia palpebra mobile con questo pennello di Milte Cakes, il 206. E poi sopra applico il blush, utilizziamo quello di Estée Lauder, fate il buco, e questo è il 300, no, 420. Passiamo agli occhi, utilizzo, faccio il trucco che faccio di solito, quindi quello standard, quindi matita Teddy di MAC e l'ombretto marrone sempre di MAC. Come lo faccio? Allora, con la matita vado a tracciare tipo un eyeliner, ma molto grossolano, all'attaccatura delle ciglia. Un eyeliner molto spesso, non preciso, e faccio lo stesso anche di qua. Ok, inizio a sfumare con un pennello, prendiamo questo, fatto così, ma di solito uso quello che ho pulito, e lo sfumo su tutta la palpebra mobile. Con la matita ce la teniamo adesso a portata di mano, prendo l'ombretto e faccio la stessa cosa, cioè lo rimetto dove ho applicato la matita. Con quello che resta sul pennello vado nella rima inferiore. E poi prendo un pennello da sfumatura e sistemo un attimo, quindi vado a diffondere tutto in maniera molto grossolana. Più è meno preciso, cioè meno è preciso più mi piace. Ecco qua, una sorta di smoky ma molto calmo, cioè uno smoky che sta calmo. E poi riprendo la matita e vado ad intensificare solo questa parte qui, due terzi esterni dell'occhio. E lascio così. Applico il mascara, io sto usando e mi piace molto questo, il Telescopic di L'Oreal, Telescopic Lift nero, applicatore che mi piace. Adesso lo metto e poi vi faccio vedere l'effetto da vicino. Si fa un po' fatica a rimuoverlo questo mascara, però è bellissimo. Mentre il mascara, che è molto cremoso, si asciuga, faccio le labbra, ancora un po' di burro cacao. E allora uso questa matita che è nuova, comprata recentemente, la numero 4 di Astra. Faccio il contorno.
Allora, ho messo la matita e ho riempito anche le labbra, quindi ho contornato e ho riempito. Adesso applico il gloss, quello di Morphe, il Big Pink Energy, che è praticamente finito. Ed ecco qua, trucco finito, velocissimo ragazze, niente di che, però avete visto, ho usato tutto quello che vi avevo fatto già vedere e lo potete anche fare più intenso, di solito io poi applico magari il topper, quello di Charlotte Tilbury, top con i brillantini, però questo diciamo è quello che faccio tutti i giorni, velocemente la mattina, cambiano le labbra, magari uso Lovejoy invece di questo di Estée Lauder, però ecco, alla fine ovviamente doveva finire la batteria, perché se non mi si interrompe un video mentre lo registro, da quando ho ripreso a registrare non è contenta la mia fotocamera, non è contenta. Comunque niente, vi volevo salutare, ci vediamo al prossimo video.